Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per un nuovo video dedicato al Pauper quest'oggi, anche perché siamo ancora una volta in compagnia del diario di un pauperista per parlare di meta, ma non solo. Poi vediamo se abbiamo tempo di farvi anche un piccolo accenno a un piccolo progetto che sta portando avanti il nostro caro Giuseppe, che naturalmente presento, che quest'oggi è ancora qui con me. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti, bentornati. E questa volta, visto e considerato che qualche settimana fa è avvenuto il fattaccio, cioè è arrivato un torneo italiano di pauper così grande da raccogliere oltre 600 persone, esatto, mind blowing, mi sembra giusto fare un piccolo punto, diciamo un piccolo affondo su quello che è l'attuale meta e fare anche un discorso che a volte ad alcuni sfugge, cioè quello che avviene su MTGO e quello che invece avviene sul cartaceo, perché ci sono delle differenze non tanto di liste ma di meta, di quello che si può trovare e di quelle che possono essere i mazzi più trovati. E quindi noi cominciamo a fare questa disamina un po' per parlarvi dei tier e dei non tier del momento, con magari alcuni accenni alle ultimissime carte appena uscite in March of the Machine. E poi magari lascio adesso la parola a Giuseppe che farà un po' di ragionamenti, intanto vedendo insomma il mostro da battere in prima linea, cioè il nostro caro... Chiaramente partiamo da Monored, quello che ormai è un pilastro indiscusso del formato. Le ragioni dietro sono tante, sono molteplici e sono sempre le stesse che abbiamo trattato finora, ovvero un mazzo affidabile, veloce, molto presente online, il che si traduce anche in una certa presenza nel meta cartaceo, perché le persone riescono a familiarizzarci molto, sanno che è un mazzo che non richiede ragionamenti particolarmente complessi, anche se oramai la tabellina del 3 è diventata superba quando si gioca una red. Anche perché ho fatto vedere non a caso un certo Monaco che in questo momento ha veramente pushato questo mazzo in modo incredibile da mesi ormai, ed è anche tra l'altro qualcosa che ha completamente spostato l'approccio, perché ricordiamo il vecchio Barner era un mazzo che usava stragrande maggioranza di magie e poi qualche creatura di supporto. Ora con 12 creature, di cui 4 si gonfiano a dismisura con i giusti accorgimenti, è chiaro che le cose sono un po' cambiate, ma in realtà il problema non è neanche il Monaco, io continuo a ribadirlo. Il problema è questo signore qua e tutto quello che ci gira intorno, perché questo mazzo non è il mazzo di una volta che finiva la mano e ciao. Questo mazzo pesca un sacco, è fortissimo, esatto, da questo punto. L'ha anche reso più forte a quello che era uno dei vecchi punti deboli, ovvero attaccargli la mano nei primi turni, togliergli quella spell che ti avrebbe fatto i 3 danni letali e tirare a campare. Adesso questa regola è venuta meno perché può usare le pescate istintive e pescare tantissimo senza tenere le risorse in mano, quindi un punto debole in meno, un punto forte in più. Appunto il synthesizer rimane anche nelle ultime liste, che giovando delle copie dalla 5 alla 8 di Reckless Impulse in quella che è Brain's Resolve, hanno addirittura potuto limare le Cold Water Rebirth per sacrificarsi gli artefatti. Sì, adesso paradossalmente adesso abbiamo, questa è una lista che abbiamo preso dal Pauper Gendo, ma se noi andiamo a vedere le ultimissime liste che sono uscite con March of the Machine, appunto Reckless Impulse ha trovato un degno compare e averne 8 diventa veramente problematico. E ricordiamo questo fatto: MTGO ha molta presenza perché è un mazzo anche facilmente raggranellabile, nel senso che non è particolarmente costoso in fatto di tix, non ha delle carte difficili da trovare, e analogamente nel cartaceo risulta un mazzo facilmente assemblabile, non ci sono carte strane o difficili da trovare, e quindi è chiaro che è anche tanto presente per questo motivo.
ma davvero davvero tanto presente. Basti pensare che è ben il 15 e passa per cento del Meta al momento, quindi tanto. veramente il mostro da battere. E con uno stacco anche importante dal secondo mazzo, più del 5%. Che tra l'altro, e qui ci arriviamo, non è poi un mazzo scarso, o che peraltro ha negli anni perso affidabilità, anzi, Affinity continua a essere, e lo dimostra poi magari, ma non solo, di avere una bella formula vincente anche lui, anche se appunto non convince, cioè paradossalmente in questo momento Monored convince di più, o almeno convince più i giocatori. Sicuramente perché Monored ha una linearità maggiore, essendo un solo colore è anche più affidabile nelle partenze rispetto a Affinity, che generalmente rimane comunque un Grixis e che quindi può faticare un po' di più ad ingranare, perde in esplosività rispetto alle vecchie liste che conoscevamo bene con Atomic Fling, però ne acquisisce nella corsa a lungo termine, infatti ha una stabilità probabilmente impareggiabile. Anche perché, come dici sempre tu, il Pauper non è un meta fatto di carte bomba, ma di tante piccole interazioni l'una con l'altra, e Sì. qui si sprecano. Sì, ricordiamo su tutti, pesco con un blu, ricordiamo su tutti, Blood Fountain, Deadly Dispute, insomma, Khazdan, Khenku, insomma, ci sono tante carte che, e in prima, vabbè, lo lascio per ultimo, ma in realtà questa è forse la parte più importante, le terre artefatto, che questo è veramente il suo valore aggiunto, le terre trovate, soprattutto le terre indistruttibili, lo hanno riportato nonostante i ban che è citato prima, Atom Fling nello specifico, ne hanno sempre mantenuto alto il power level e quindi, diciamo così, la funzionalità anche nel meta cartaceo, non solo online. Questo è un altro mazzo che si trova bene in entrambe le parti, è relativamente solido, veloce, ha tutto quello che serve, ha diversi piani di attacco, si può anche rifinire con build leggermente diverse tra loro, quindi ha tutto quello che serve per continuare, diciamo, la sua cavalcata indisturbato tra i top tier e continua a essere un mazzo affidabile su cui poterci fare il proprio investimento in ticks piuttosto che in carte. Credo che questa lista ormai sia abbastanza stabile, peraltro, a meno di cose nuove che possono arrivare negli ultimissimi set, non ci sono state più aggiunte da No, no, è qualche mese. chiaramente ormai una lista ben consolidata con un parco veramente enorme e gli slot flessibili sono pochi. Ogni tanto vediamo qualcosa che gira, come quando è comparso Jixen Infiltrator, che poi è stata nuovamente limata in favore di qualche removal in più o di qualche peschino in più, però bene o male Sì. il mazzo è solido. Mi sento però di aprire una piccolissima parentesi a riguardo. Ultimamente, sebbene nella scala tempesta affinità per gli artefatti sia una meccanica molto alta, stiamo vedendo una certa tendenza della Wizzy a tornarci a livelli di rarità più alti, però questo non ci fa dormire sonni tranquilli, nel senso che all'improvviso potremmo vederci un nuovo ciccione nel formato, magari il Sojourner sbannato, chissà. Sì. Oppure banalmente un'altra carta che con questa meccanica torni di nuovo a rarità comune a proporci qualcosa di diverso. Da questo punto di vista, poi il Modern è relativamente sensibile alle meccaniche artefatto, ma lo è anche al Commander. E spesso uscite anche in formato EDH, poi arrivano, piovono sul Pauper, quindi potendo potenzialmente variare l'assetto di questo mazzo, introducendo altri ciccioni, introducendo altre tech interessanti. A me spaventerebbe di più qualcosa che gli faccia pescare ancora più carte a questo mazzo, o che interagisca ancora meglio con tutti quei meccanismi di vantaggio, un po' alla Deadly Dispute, tanto per intenderci. Però vedremo. Adesso, tra l'altro, arriverà nelle prossime settimane, è stato preannunciato in questi giorni, un nuovo set, un Commander Master che è di tutto di ristampe, ma ha presenti quattro precostruiti, tra cui uno sugli Sliver. E quindi chissà che cosa si partorirà la Wizard lì dentro. Potrebbe succedere di tutto. Ma Eh già. parlando dell'altro mazzo, che in questo invece è ultimamente sta venendo fuori parecchio, tra l'altro qualcuno
che ogni tanto bazzica sul nostro canale, Taramo Vivita, ne sta facendo il suo cavallo di battaglia in quest'ultimo periodo, è il Monoblu Fatine, che Il figlio prodigo del formato. il figlio del prodigo formato, che è stato nascosto per anni, uno e mezzo, non si è mai più visto, sparito dai radar. A un certo punto, quando Rosso cominciava a diventare veramente indigesto per tutti, questo qualche giocatore quatto quatto, forse anche perché sono arrivati dei trick, cito Monsi e Quitaker, non a caso, sono arrivati dei trick nuovi che lo hanno ringalluzzito, riportato in auge, ormai in modo solido, in modo costante. Un altro fattore probabilmente importante anche a livello temporale, infatti coincide con il suo ritorno, è stata la ristampa di Snap, che quindi tagliandone il prezzo da 4 e passa euro a copia a 15 centesimi, e presumo anche avendone rimpinguato le scorte online con Sì. Dominaria Remastered, ha agevolato anche il respawn, chiamiamolo così, di Sì, questo sì, sì. mazzo. Sì, È sì. un mazzo sicuramente solido, veloce, che fa tanto tanto value. Che ha un asso nella manica Evergreen, anzi 8 assi nella manica se vogliamo, contro mono rosso che sono due Elemental Blast e Hydro Blast. Che qua in questa versione sono in 6 copie totali, ma che uniti poi già ai counter di base, alle fatine che counter e tutto quanto, insomma, diventa sicuramente un bel freno per quel tipo Sì, di un archetipi. vero e proprio predatore naturale per rosso, ma in generale al momento abbiamo un meta che è tanto veloce, quindi punta tanto sulle spell economiche, e questo è un mazzo che storicamente ha sempre predato sui mazzi di questo tipo. Quindi non stupisce il fatto che sia tornato presente. Anche in questo caso, mana base liscissima, un solo colore pulito, netto, senza fronzoli, carte ormai che quando sono due mana costano tanto, e quindi è chiaro che tutto questo discorso porta ad avere un archetipo che funziona, ma soprattutto che punta a rispondere al meta attuale alla fine della fiera. Poi propone volanti, propone una serie di cose interessanti anche di contorno, quindi è chiaro che questo figlio il prodigo, potremmo dire, del top, è tornato e a quanto pare, a meno di grandi scossoni, ci resterà ancora per un bel po'. Direi proprio di sì, quantomeno fino all'uscita di Lord of the Rings, quando avremo questa nuova meccanica dell'anello che tenta, che come abbiamo visto in passato, meccaniche di questo genere con Monarch e con Initiative possono essere dei veri scossoni, però al di là di quello che potrebbe appunto apportare questa nuova meccanica, che finora non sembra eccessivamente destabilizzante da quello che hanno spiegato, Sì, è possiamo abbastanza stare tranquilli complessa, almeno per... bisogna vedere la rarità comune cosa arriva, perché il grosso problema di questi meccanismi appunto da commander e da multiplayer sono pericolosi nella misura in cui sono molto presenti, cioè offrono tanti pezzi e su quelli qualche pezzo a rarità comune che possa arrivare a gamba tesa e un po' rimpastare tutto. Per ora non sembra sia così la situazione, anzi. Però vedremo. Parlando di un altro mazzo che a me è anche caro perché l'ho giocato per un sacco di tempo e probabilmente ritornerò a giocarlo visto cosa sta capitando in questo periodo, è il mio amato Flicker. O meglio, Flicker, diciamo meglio, in questo caso Familiar, perché qui parlare di Flicker è un discorso un po' complicato. Questa è più la versione classica. Con i nostri cari Samskave Familiar che lemmi se ne stanno in un angolo e ci fanno fare vantaggio e riduzione costo mana. Questo mazzo ne ha passate tante, ne ha viste veramente di ogni, e anche qualche ban in passato. Ora è lì, a mezza via, si fa vedere, non si fa vedere, a volte fa risultato, a volte sta Ed è galleggia, insomma. sorprendente che sia a mezza via, se ci pensi, perché è uno dei mazzi che al momento ha la win rate maggiore in assoluto. E da un certo punto di vista forse questo è agevolato dal fatto di essere poco presente proprio perché la gente non ci si setta particolarmente contro. Però Sì. ha una win rate del 60% circa, è veramente tanto in un mirror match, Sì, se ci pensiamo.
Poi offre resilienza, si comporta davvero bene contro monored guadagnando tante vite ed ha un late game che effettivamente imposta una chiusura alla quale se non si risponde immediatamente non si risponde più, Sì. perdendo la priorità. E O, al suo fianco abbiamo Ubiterro che si comporta in maniera simile, se vogliamo. sì, ultimamente sta vedendo meno risultato rispetto a quanto era un po' di tempo fa, forse un po' perché Monu gli mangia un po' in testa, o forse anche perché è un mazzo che deve ingranare in un certo modo per reggere bene Monorosso. Giocandolo io ogni tanto mi trovo un po' in difficoltà con mazzi estremamente veloci, perché se non riesci a incastrare le due o tre giocate chiave per farti scendere il ciccione in fretta, patisci, soffri abbastanza, soprattutto col Dota che comincia a sfornarti token e diventa veramente di difficile riuscire a gestire senza risposte adeguate quel tipo di mazzi. Questo è un altro archetipo che secondo me è lì, che potrebbe risollevarsi qualora magari qualche cosa venga magari ritoccato a livello di ban, o qualche cosa rispunti tra le 60 che possa essere utile. Le meccaniche che puntano a riempire il cimitero sono tantissime e spesso spuntano nei set in modo anche molto casuale, quindi una carta rarità comune che possa rinforzare questo piano può starci, può arrivare da un momento all'altro. È un po' come il discorso di Tolarian Terror. Tolarian Terror era una carta che è arrivata del tutto inaspettata, negli altri formati non dice assolutamente nulla, qui è una bomba fotonica, perché War 2 unito al fatto che riesce a scendere con un mana blu in Pauper è una cosa che è È veramente... anche un body che sia sopra i Mir, non è da ignorare questa cosa. No, no, assolutamente. Sì, qui l'unico grosso problema di questo mazzo è se stesso, cioè se si incarta da solo, se non riesce a trovare qualche carta per riempirsi il cimitero, se non trova la risposta giusta alla spell dell'avversario, fatica, fatica tanto perché non ha quella capacità di frenare i mazzi veloci, mentre Familiar arriva già con degli 0-3, degli 0-4 in campo, comincia a mettere i muri, guadagno vita naturalmente nella sua gestione. Qui devi già trovare la carta giusta, devi trovare il fang, devi fare cose, insomma, è un po' più rischioso per quella che è la mia esperienza, chiaramente. Poi magari nei commenti potrete anche fare qualche altra considerazione. Non è sicuramente un brutto mazzo, ma non riesce secondo me a esprimersi al meglio nel meta attuale per diciamo problemi di gestione, chiamiamola così, del mazzo stesso. Sicuramente, sì, queste osservazioni sono assolutamente veritiere, infatti diciamo siamo in entrambi i casi, un po' se vogliamo comunque davanti a due Glass Cannon, perché come dicevi tu, Ubi ha difficoltà a gestire mazzi eccessivamente spinti, mentre Familiar può avere difficoltà nella mano iniziale. Però sono due bei mazzi sicuramente molto divertenti e anche piazzati abbastanza bene, Sì, ripeto, sì, sì. perché Familiar ha una win rate veramente alta e Ubiterror è comunque intorno al 48%, che vuol dire che ha Sì. comunque modo di farsi rispettare. Assolutamente. Però E loro sono soltanto quinto e sesto sì. Sì, della top 10 dei mazzi più presenti. perché ce n'è un altro che la stragrande maggioranza della gente non ci dà minimamente un soldo e sono tutti convinti che sia un mazzo scarso. Poi peccato che arriva qualcuno con la capacità ovviamente del caso, anche un po' per Gedon, ma nel modulo del tutto inaspettato, e si piazza all'ottavo posto, cioè in top 8, con Wait Winnie, che è un mazzo che non si vede tantissimo, che però in questo momento le può suonare di santa ragione in giro, anche a Monorosso, proprio per la sua struttura. Anche qui il white è il colore che più di tutti in assoluto guadagna punti vite, ci hanno abituato bene in tanti anni e dalle ultime ristampe ancora meglio perché si è dimostrata la Wizzy favorevole al fornire effetti di pescata anche alle basse rarità nel bianco in maniera non troppo condizionale e quindi abbiamo carte che effettivamente non fanno un vero e proprio vantaggio carte, si limitano a ciclarsi magari o comunque ad aggiustarci la mano, ma che nel complesso
vanno a ricreare quel motore di value di cui parlavamo prima, che a lungo andare può sommergere l'avversario di creature o portarci così alti di punti di vita da toglierci dal range tale per cui moriremmo da un attacco. Insomma, un mazzo che comunque si comporta molto bene, è ben piazzato, con una buona win rate, con tante sinergie, non richiede fondamentalmente scelte particolarmente complicate, e quindi ottimo anche per chi si approccia al formato. Tra l'altro, costo in TX relativamente basso, assolutamente abbordabile per chi vuole anche affacciarsi su MTGO. Io faccio vedere le commission giusto per farvi vedere l'ultima carta che rientra proprio nell'ottica di migliorare in qualche modo il value anche attraverso delle comuni nel bianco. Questa tra l'altro è una carta ottima sia perché ci fa tornare pezzi che muoiono, ma soprattutto ci rinforza carte che potrebbero, uno Scarcafisher a caso, rientrare, ingrossarsi, essere ancora più minacciosi, fare bounce ulteriori, fare ulteriore vantaggio. È chiaro che tutto questo nell'ottica di un mazzo che punta a fare value, vite, carte e quant'altro, è tutto riguadagnato. Poi vabbè, qui abbiamo lo Squadron Hawk, che è una carta vecchia come il cuco, ma assolutamente funzionale in questo mazzo come non mai, e quindi capite che anche questo colore, a dispetto di quello che uno può pensare della sua linearità, è un bel nemico da battere, è un mazzo su cui poterci magari fare un po' di ragionamenti. Spostandoci verso più le frange più esterne, diciamo così, sempre più lontani da quelli che sono i mazzi più usati, arriviamo su una lista che noi abbiamo anche trattato in un primer tempo fa, che non molti portano, non molti sfruttano, ma secondo me ci sono varie varianti in realtà, perché non c'è un'unica vera versione Golgari che in qualche modo si muove sul cimitero. Però tra le varie versioni ci sono alcuni bei discorsi da poter fare, secondo me. Io intanto clicco una carta a caso che fa veramente gola, secondo me, per come è strutturata. Biogroove, la mia carta preferita di Strixhaven. Quando l'ho vista e il mio cuore è iniziato a palpitare, ho pensato devo montarci assolutamente attorno. Golgari, sì, è un altro di quei mazzi sempre fringe, lì un po' bassi, un po' ignorati, però che effettivamente non solo performa bene, ma proprio strutturalmente presenta determinati vantaggi anche contro i top del meta. Se pensiamo al fatto che il verde è il colore più forte come hit contro i volanti, già questo basta a spostare un po' il piatto della bilancia in suo favore contro mono blu. Il nero negli ultimi periodi con Deadly Dispute, per esempio, ci ha abituati anche a pescare bene. Village Rights, che è stata adesso ristampata anche con nome differente, poi ha dei mini mass removal come appunto mostravi poco fa. Sì. E il verde ancora continua a mostrarci ciccioni, roba che comunque fa board, che si comporta molto bene, e il tutto si incastra in liste come quella che stiamo vedendo adesso, oppure come l'evoluzione un po' del mono black, che invece va a portare Initiative tra le sue fila e fare vantaggio a cascata. Quindi tanta variabilità in un archetipo che non ha una lista fissa, no, e che però porta a risultati non indifferenti. Qui vediamo comunque una top 8, anzi una top 4, mm-hmm, mi sembra, no? Sì, una top 4. Sì, anche perché di nuovo un mazzo che è il cosiddetto mazzo che non ti aspetti, nel senso che comincia a dire sì, e adesso con questo cosa ci faccio? Perché già di suo ha tutta una serie di piccoli trucchetti per girare intorno a una serie di situazioni. Non ultimo, Lights Goes On, che è una carta che qua pesa come un macigno, perché ti fa guadagnare con un verde 8 vite, una cosa che ovviamente per un mazzo base rossa vuol dire, non dico perdere la partita, ma quasi, comunque metterla in seria difficoltà. È chiaro che l'unico problema di questo mazzo è che nessuno ci pensa, cioè quello che possiamo consigliarvi è magari di dargli una possibilità. Anche qui pochi ticks, carte assolutamente facili da trovare, alcune anche state ristampate più volte. L'unica forse carta un po' complicata sono i Rancor, credo, come ma neanche, perché poi al di là di tutto è una carta che ha avuto abbastanza ristampe. Quindi
Se volete un po' gironzolare su MTGO, provare a fare qualcosa e non semplicemente appoggiarvi alle liste classiche o investire parecchi TX, questo potrebbe essere un primo banco di partenza. E con un po' di fantasia e qualche magari aiuto con liste e cose che potete trovare in giro, magari anche sul nostro canale, vi fate un'idea di avere una build che non può sicuramente fare male anche in una lega o in un torneo locale. Passiamo invece a un grandissimo classico di Pauper, odiato tantissimo dai giocatori, ma che continua imperterrito a tagliarsi la sua nicchia di appassionati, a portare risultati, a fare cose, e nonostante questo non si vede tanto in giro. Penso che sia uno di quei mazzi che non si vede tanto proprio perché è uno di etamo con un po' tutti i giocatori. Chiunque giochi a Pauper da un po' di anni l'ha provato e ci ha giocato contro. Giocarci contro è una delle cose più fastidiose perché non ci si può interagire. E giocarlo è sì piacevole, però non è molto molto lineare. Non avremo mai giocate particolarmente estrose perché tanto non si interagisce con l'avversario, salvo forse usare Run Through, ma comunque. Sì. Le È alternative un sono poco solitario valide. questo mazzo qua. Questo forse è un vero grande difetto. Giochi da solo, guardi l'avversario cosa fa. E cerchi di fare prima tu le giocate chiave per vincere, punto. Cioè c'è pochissimo, pochissimo veramente da fare verso l'avversario e probabilmente anche per quello che non piace così tanto ed è mal sopportato da chi poi ci gioca contro, perché ha questa indifferenza nei confronti dell'avversario alla fine. Io penso Sì, compare, protegge. decisamente. Io gioco le mie creature, sono già protette di loro, le pompo, picchio, uccido, è finito lì. Cioè non ci devo tanto studiare. Non. Questo è vero, decisamente vero, ma fortunatamente abbiamo ricevuto un'aggiunta proprio in March of the Machine che potrebbe cambiare le Sì. cose. Il Cyber Cryptomancer finalmente porta una ventata d'aria fresca, una scusa per costruire un archetipo leggermente diverso. Sì. Magari anziché il classico Selesnya si può puntare alla Zorius o alla Simic, Sì. volendo. Sì, quello sarebbe proprio un cambio di paradigma completamente differente. E per la carta che è, perché comunque ha delle velleità un po' strane quella carta, e perché alla fine della fiera ti sposta completamente la Core of Pyre rispetto a quella storica Selesnya che qui abbiamo visto e stravisto e rivisto. Adesso magari vi cerco la carta un attimo così la vediamo nel dettaglio. È una carta nuovissima, mi ripeti solo il nome così la facciamo vedere. Cyber Cryptomancer. Allora, io provo con. Vediamo se Cryptomancer. Eccolo qua, Cyber Ecco. Cryptomancer, l'ho azzeccata al volo. Sì, che costa 2, che quindi già ha flash, ha backup 1 e ha hexproof per 1-0-1. Sì, qui potremmo rivedere completamente l'approccio, tra l'altro una carta con flash, che è una carta che già cambia completamente il modo di pensarlo, questo mazzo che da estremamente lineare, semplice, prevedibile, diventa qualcosa con magari un contorno un po' diverso e un colore blu che anche dalla sua delle discrete aure, peraltro, potrebbe rimpastare questo archetipo, magari non sarà più l'aura hexproof che conosciamo, però chissà, vedremo magari nelle prossime settimane se farci qualcosa, se qualcuno si azzarda a fare qualche tentativo o se rimane solo un bel sogno nel cassetto, come spesso capita per i mazzi Pauper, perché non decollano magari anche avendo tutte le buone intenzioni del caso. Passiamo a un altro mazzo che secondo me è anche particolarmente odiato, anche lui, ma per altri motivi, perché anche questo ha avuto un periodo d'oro, diciamo così, qualche mese fa, e adesso è un po' finito, è un po' ridimensionato, che è Ponza. Ponza in varie versioni, peraltro, è perché anche qui ne sono saltate fuori diverse varianti, col nero, verdi, non verdi, c'è stato un po' di tutto. Col gorilla, senza gorilla, wild well, no, multicolori, bicolor. Sì. È un Diciamo mazzo che
che vive Beh, sempre, che diciamo un mazzo che non ha ancora trovato pace, ma anche perché richiede un setup e ha delle carte con dei costi di cast molto alti, quindi bisogna, diciamo, studiarsela bene per renderlo un minimo funzionale. esattamente quello che volevo dire io fondamentalmente è questo. È un po' un mazzo metacall. Diciamo che la sua ascesa e discesa dipende dalla presenza di determinati altri archetipi, come per esempio Trono o Cogate, quei mazzi che appunto sono molto centrici sulle terre e che di conseguenza trovano un predatore naturale in questo mazzo che però soffre da tutti gli altri top tier che abbiamo visto finora. Un po' un discorso analogo a quello che si potrebbe fare con Aura, la cui ascesa è spesso determinata dalla presenza o assenza di monored in un formato. Infatti, se guardiamo ai vari periodi storici, notiamo che pre-Pauper Geddon Ponza era quasi sparito. Subito dopo il Pauper Geddon, con l'ascesa di Trono, che puntualmente nel cartaceo rivela una potenza e una presenza senza paragoni, quando guardiamo invece al Meta Online, dove il formato è molto più veloce, richiede click piuttosto che interazioni fra giocatori, e quindi questo mazzo va in picchiata. Sì, tu hai accennato una questione che è un po' anche uno dei motivi per cui volevamo fare questo video, cioè la differenza tra quello che è il meta MTGO e il meta cartaceo. E la parola chiave è proprio questa, i click. Quando parliamo di Tron, attenzione, non parliamo del Tron classico, ma parliamo di altra Tron, che tra l'altro nel Pauper Geddon ha fatto un ottimo risultato, ma che è un mazzo che richiede una continua interazione con l'interfaccia, perché devi prendere sassi, sacrificare sassi e fare dei loop, che ovviamente non hai il sistema che te li fa da solo, devi farli tu un click alla volta. È chiaro che nel cartaceo lo fai ed è molto più gestibile questo discorso. Questo che cosa comporta? Che quel mazzo ha una presenza cartacea molto alta, perché comunque è tecnico, ma permette delle win rate decisamente interessanti. E dall'altra, su MTGO è frustrante da giocare. È complesso, è, no, è noioso, è lento e rischia anche di portarti troppo in là rispetto ai tempi molto rigidi che ci sono nelle partite di MTGO. È chiaro che questa cosa porta Ponza, ad esempio, a esserci o non esserci online piuttosto che sul cartaceo di conseguenza. Quindi quello che può essere il racconto di una analisi del meta deve tener conto delle differenze tra l'online e il cartaceo, indipendentemente dalla varietà delle carte, dal banno, da quant'altro, ma dal semplice utilizzo di MTGO, dalla sua funzione di gestione tramite mouse e tastiera, piuttosto che con le carte fisiche. Esatto. Quindi, giusto per citare un altro mazzo combo, che anche qui sta un po' borderline. E anche nel cartaceo credo che abbia una situazione differente rispetto a MTGO, è Muri Combo, che ogni tanto, insomma, dà la sua zampata. Sicuramente per via della presenza di tante removal come ce ne sono adesso, Muri Combo non è più quel mazzo che improvvisamente vinceva come magari era qualche mese fa, dove comunque la situazione era più bilanciata perché il formato era più lento, era più orientato al value a lungo andare. Quando pensiamo per esempio alle interazioni con initiative pre-turbo e quindi pre-ban oppure a Monarch, c'erano formati più lenti, più votati al pescare tante carte, e questo mazzo lì era esplosivo, un terremoto, anche grazie al signorino che sta inquadrando adesso. In tempi più recenti ha acquisito tanta stabilità anche grazie alle aggiunte derivanti da What the Brothers War, perché ha finalmente fino a un massimo di 8 tutori, se vogliamo, tra Drift of Phantasm e questo qui. Shield Wall Sentinel, sì, che è una cartona assoluta in questo mazzo. Sì, paradossalmente si è rinforzato perché ha aumentato la stabilità ai tutori, per contro sta subendo un po' le ire di tutti gli altri archetipi che o hanno l'arsenale di rimozioni e quindi sono pronti a far saltare muri come qualunque altro tipo di creatura tocca il terreno. Oppure si becca counter ogni 3x2. Infatti qua Fatina ad esempio lo mangia
discretamente bene questo mazzo, perché dovendo gestire una combo, è chiaro che le carte veramente utili a questo piano muri non sono tantissime, devono essere quelle 4 o 5 carte in tutto che ti permettono di costruire la tua chiusura. È chiaro che se interagisci bene con quelle, con costanza, questo mazzo è un mazzo che non fa nulla, cioè ti piazza delle carte davanti che peraltro non fermano neanche i volanti in alcuni casi, quindi diventa un po' fine a se stesso. Qui è, diciamo così, può darsi che questo mazzo prenda il piede in un momento, magari con qualche rinforzo qua e là, come resti dov'è, cioè un mazzo di nicchia. Un mazzo che comunque non riesce a esprimersi al massimo perché è il contesto attorno che lo mette in difficoltà, troppo rispetto a come poteva essere qualche mese fa. Esattamente, però rimane comunque una di quelle scelte per quando si vuole giocare combo che ci dimostrano come, nonostante tutto, le combo oramai siano fisiologicamente presenti nel formato, non sono più una chimera come erano agli albori del Pauper. Sì, qui c'è una stabilità diciamo così, di tutori e di strumenti per far funzionare la macchina che qualche anno fa in un mazzo Pauper ce li sognavamo, cioè qui veramente hai una stabilità che non sembra neanche un combo. Qui non è che la chiusura ti capita ogni tanto per caso, qui la riesci a costruire anche abbastanza rapidamente e con solidità. È chiaro che questo un po' come Altartron del resto, ha tutti gli elementi per fare la massa critica necessaria per essere funzionale e essere un mazzo a tutti gli effetti, non un Glass Cannon a caso. Ultimo, ma solo perché in questo momento secondo me ha un po' di sfighe contro, perché io l'ho anche visto giocare e lo trovo assolutamente un mazzo con del grande potenziale. E Orzhov col nostro Pegaso Guardiano e il nostro Paladino. Orzhov iniziativa. Questo è un mazzo che secondo me è vittima del non essere compreso. È un mazzo veramente forte, però ce lo dicono spesso Moretti ed Eisen, è un mazzo difficile, è un mazzo che stanca e porta all'emicrania, perché ha tante interazioni, ha tante giocate, ha diverse linee di azione, si può andare di initiative come piuttosto di volanti, il blink diventa fondamentale, quindi bisogna capire quando farlo, quando non farlo, bisogna spingere l'avversario a giocare intorno alle nostre mosse o giocare noi intorno alle mosse dell'avversario. Insomma, è un mazzo veramente complicato, però questa difficoltà premia perché è probabilmente la win rate più alta in assoluto nel formato, addirittura oltre a quella di Monored siamo al 70%, che è tantissimo. Generalmente percentuali del genere comportano ban ed è quasi strano che qui invece non se ne parli e che il Perché mazzo è sia un allo mazzo stesso grado. difficile, hai detto giustamente tu, è un mazzo che deve essere pilotato bene e non ammettere errori in un meta così veloce, perché ha sicuramente degli out forti, ma sono out che costano, faccio vedere un'altra carta a caso, il vampiro, che costano 5 mana. E 5 mana non sono pochi. Considerando tutto, poi certo, nelle mani dell'Eisen di turno, questo mazzo qua fa 5-0 e non ci piove e guarda gli altri prendere sberle. Però è veramente un mazzo molto tecnico, va capita ogni giocata e non ci si può improvvisare così a giocare un mazzo del genere. Però premia sicuramente. Credo anche che la win rate sia anche legata alle poche persone che lo portino e quindi magari la statistica viene anche leggermente sfalsata e probabilmente chi lo porta è molto bravo, quindi si uniscono anche fattori umani a quelli che sono legati al mazzo stesso. Qui c'è tutto quello che serve per il tempo attuale: grandissima interazione, life gain, vantaggio, possibilità di veramente spostare le partite in un niente a nostro favore, carte come Reaping the Graves, un make, c'è veramente di tutto. Per venirne fuori bene sempre. È chiaro che questo mazzo non è banale. Quindi, questo è un po' il problema. Non è colpa sua se è complicato, ecco. Esatto.
Sì, poi io trovo che ci sia un altro piccolissimo problema in questo mazzo, che sono le terre doppie. Le Bounceland non sono mai banali da giocare. Da giocatore di questi colori e di Bounceland, io ho giocato Torturred, ho giocato varie varianti di Orzhov, posso dire che questa carta qua è una carta che tende a farti sbagliare la mano da tenere, la partenza, il momento in cui giocarla. Un mana in meno al momento sbagliato vuol dire morire. Ecco forse anche uno dei motivi per cui questo mazzo fatica o magari è più difficile da vedere in giro. Perché è più complesso magari uscirne vivi. Sicuramente sono un insieme di fattori che appunto lo rendono un mazzo complicato, che però a mio avviso merita una chance quantomeno di essere giocato nel meta cartaceo per un semplice motivo. Come abbiamo già detto oramai tante volte, il meta cartaceo, avendo quel fattore umano, ti porta anche a una certa indulgenza, perché si può giocare con l'amico tranquillamente, senza il peso del tempo, con la possibilità di sbagliare, senza essere martoriati come invece succede online, dove un click significa morte certa. Certo. Ed è un mazzo che aiuta anche il player a migliorare. Cioè, quando si riesce a masterare un mazzo così complicato, non dico che si può giocare di tutto, ma sicuramente aiuta. È formativo, potremmo definire un mazzo che fa scuola. Sì, di certo certe meccaniche devi padroneggiarle bene. Credo che questo, e da un certo punto di vista anche il vecchio Gates, che peraltro è un altro archetipo che si è un po' dissolto nelle nebbie del tempo, perché ultimamente non si sta vedendo più tantissimo, nonostante gli inizi scoppiettanti che l'avevano portato a gridare al ban di queste terre e tutto quanto, si è dissolto, o perlomeno si vede decisamente meno, forse perché i giocatori preferiscono altro, magari si trovano in una condizione in cui quelle terre, penso che anche su MTGO non sia banalissimo trovarle probabilmente, quindi c'è anche una sorta di problema da questo punto di vista. C'è stato un po' di shortage su queste cose, se non mi sbaglio. No, non vorrei Non mi dire ricordo, stupidaggini a non mi riguardo. ricordo perché c'è stato, mi ricordo che su, ah no, forse era l'iniziativa che c'erano stati dei problemi. Adesso ho un vago ricordo, ma L'iniziativa questo. sicuramente, ma parliamo di quando è stata introdotta, perché c'era la Treasure Chest, ne abbiamo anche parlato Sì, in mi video un annetto ricordavo, fa. stavo facendo confusione, però comunque, per concludere questa disamina abbastanza corposa di quello che è attualmente il meta, un'ultima considerazione appunto sul discorso Tron e approccio al cartaceo piuttosto che al digitale. Dipende voi dove vi muovete, in che ambito. È chiaro che Tron è sempre affascinante nelle sue tante varianti, offre sempre tanto potenziale, tutto, ma è un mazzo che non è veloce in tutte le varianti che ci sono, e quindi magari in un formato come MTGO, a meno di puntare a versioni monoverdi che pestano e picchiano con le creature grosse, la vedo abbastanza, lo vedo più difficile, ecco, più che non fattibile. Infatti anche i content creator, ho visto, non lo portano molto spesso, e se lo portano facendosi un po' delle rinunce in alcuni casi. Eh sì, purtroppo è proprio la filosofia del mazzo che non è pensata per un meta come quello online. Ma siamo sempre lì alla fine. Abbiamo due meta distinti che inizialmente, proprio alla nascita del formato, caratterizzavano il Pauper, nel senso che avevamo due ban differenti, due meta differenti, linee di pensiero differenti riguardo all'uno, riguardo all'altro. Adesso che sono uniformati, non sono comunque la stessa cosa. La banlist è una. I meta restano comunque due e per prepararsi al meglio vanno studiati entrambi. È importante giocare online tanto quanto cartaceo e viceversa. Sì. E diciamo così, chiudiamo questa carrellata, questo ragionamento con una tua creazione che è lì che sta bollendo in pentola, ve la facciamo vedere, e tra l'altro il titolo della puntata, ma adesso vediamo se parlarne in modo più approfondito o altro, che come potremmo definire?
un piccolo Frankenstein. È un minestrone, a primo impatto è un minestrone, Esatto. però sono molto legato a Jeskai Acid perché iniziai, cioè ad Acido di realtà, come carta in realtà, perché iniziai a giocare proprio quando uscì Chaos Dimensionale, il blocco di spirale temporale, quindi fu una delle prime carte che iniziai ad utilizzare effettivamente. Negli anni, chi mi segue da quando è nata la pagina, ho più volte provato a portarlo nella versione Espera, a montargli un mazzo attorno e quant'altro. Poi, con i tempi recenti, appunto, un formato velocissimo, tante banliste una dietro l'altra, uscite che si susseguono, l'ho messo un po' da parte. In tempi più recenti, dopo aver giocato in particolare Temur, non Temur, scusami, Mordu Synthesizer, mi sono detto, ma perché non unire Jeskai, che è la mia color pie preferita, con le meccaniche di Mardu e quindi riportare in auge finalmente sta benedetta carta di Reality Acid? E così è nata l'idea di questo mazzo che unisce il motore di ramp di Mardu e di Jeskai, anche Ephemerate, con Freezing Wildfire, le pescate di Synthesizer unita alla Core Skyfisher e qui al Dreamstalker piuttosto che al Falco, il Certo. Bounce, o meglio il Blink Effect di Ephemerate e la recursion di carte come Ardent Elementalist e Archaeomancer, ha tutto un corredo poi di combo e sinergie varie, come ad esempio far sparire per sempre le creature dell'avversario con Journey to Nowhere, costringere a sacrificare o anche slandare con Reality Acid, o addirittura sparare in faccia fino ad uccidere l'avversario con i Bolt. In tutto ciò troviamo poi utility di ogni genere, Sì, ho sia nel main che nella side, e quindi. notato che hai fatto anche delle scelte un po' così, un po' particolari. Ecco, tanto troverete la lista anche qui nel testo del video ed eventualmente potremo fare, perché no, una puntata proprio specifica un po' per capire meglio questo mazzo, così come abbiamo fatto come per un altro mazzo Grixis, se non mi sbaglio, che abbiamo portato un po' di tempo fa. Qui so che ci stai ancora lavorando, facendo il tuning, come si dice in gergo, no? Stai ancora testandolo, stai ancora valutando slot e quant'altro. Chiaramente siamo davanti a una messa a punto non proprio semplice, perché appunto unire tutte queste cose e farle funzionare nella miglior maniera possibile non è semplice come si può immaginare. Sì, qui la cosa che potrebbe venire fuori è adesso qua cito. Però non hai abbastanza creature. C'è una carta che adesso sta un po' spopolando i familiar in questi giorni, l'ho anche vista online giocare dal Moretti sul suo YouTube, che mi sfugge il nome dell'ultimo set. Meeting of Minds, mi sembra. Esatto. Meeting. Eccola, Meeting of, non Inns, sarà Minds. Allora. Vediamo un po' di metterla giusta. Questa carta qua, secondo me, in un mazzo che picchia poco e mette tante creature, io l'ho visto in azione, è veramente forte. Qua ho paura che Familiar farà di nuovo un bel balzo in avanti, proprio perché questa carta con Convoke e col fatto che pesca due carte, unito a tutti gli altri vantaggi che offrono le creature, potrebbe ritagliarsi sicuramente uno spazio. Come sempre, il formato povero non sta mai fermo, ormai le uscite sono sempre continue e continuiamo ad avere introduzioni di nuove carte che arrivano, che possono darci value e possono darci sempre quella spinta in più per migliorare quello che c'è o per reinventarsi qualcosa di nuovo. Direi che con quest'ultimo panorama, in questa lista ancora tutta da scoprire, chissà, magari faremo un ulteriore contenuto su questo. Io vi vorrei salutare, ringrazio come sempre Giuseppe per avermi accompagnato in questa carrellata del Meta Pauper e di tutta una serie di considerazioni a corredo. Mi raccomando, andate sulla sua pagina Facebook e sul suo blog dove troverete ulteriori approfondimenti su questi concetti e non solo. Io direi di salutarci qui, come sempre, ritornate sul nostro canale per parlare di Pauper e non solo. E ci si rivede presto qui su Underground Sea. Alla prossima!